Sempre più in auge la lingua piemontese. Speriamo, è una speranza. Quando si sente parlare di piemontese arrivo, nasco come un fungo. Speriamo, sembra proprio, è un periodo che sembra proprio che si stia allargando leggermente. Non so fino a che, però speriamo. Oltre ai corsi, un evento, eventi come quello di oggi e libri tradotti? Ma allora, libri tradotti, ho tradotto un libro sulla storia del vecchio Torino, quello che è perito a Superga, mi è piaciuto molto, è un libro che è stato scritto da Flavio Pieranni, proprio un nostalgico, è scritto col cuore. E poi ho tradotto anche, per par condicio ovviamente, quello sulla Juventus, però questo è stato, è la storia praticamente della Juventus, dalla nascita sino a Cristiano Ronaldo, ed è scritto da 8 giornalisti, tutti molto molto preparati, cioè un altro genere di libro, però comunque molto interessante. Come è nata l'idea di tradurre due libri sportivi in piemontese? Non è nata da me, l'idea non è nata da me, è nata dall'editore, perché avevo fatto una serata a Drusacco, e a Drusacco in questa serata c'era la suocera dell'editore, l'editore cercava una che conoscesse il piemontese con le regole, e così mi ha contattata e io sono stata ben felice di tradurre. Ci sono corsi attivi in questo periodo? Sì, Castellamonte come sempre, c'è uno nuovo a Caluso che si sta allargando parecchio, qui ho anche parecchi allievi sia di Castellamonte che di Caluso. Per iscriversi a questi corsi chi si deve rivolgere? Beh, all'ufficio cultura senz'altro del comune o dell'uno o dell'altro, e gli danno tutti i riferimenti. Qui ad Aglie oggi una giornata dei dialetti. Sì, una giornata importante, e con questo evento iniziamo una serie di eventi che avremo qui nel 2019. Insomma, diamo l'apertura ai lavori oggi. Che tipo di eventi? Sempre sul genere culturale? Non solo, ovviamente, non ci facciamo mancare ovviamente anche quelle culturali. Non dimentichiamoci la saga del Torcetto, gelato con autore, insomma, la festa d'autunno e tante altre iniziative che abbiamo già promosso, insomma, in altri passato. Una Proloco sempre attiva? Una Proloco sempre attiva, è vero, insomma, grazie ai suoi volontari che ci danno sempre un grande affare e per il quale ho l'onore di rappresentare. Oggi piemontese protagonista? Oggi piemontese, insomma, questa qui è la giornata dei dialetti, come è chiaro è una giornata voluta dall'UMPLI, e per quanto riguarda gli questa è la quarta edizione. Una bella iniziativa qui oggi alla Ladio. Sì, una bella iniziativa organizzata dalla Proloco in collaborazione con la nostra amministrazione comunale, che possiamo dire inaugura il calendario degli eventi culturali alla Diesi 2019. Un'inaugurazione all'insegna della valorizzazione, del riconoscimento della tradizione attraverso la lingua piemontese, quindi ritengo il migliore degli inizi. Giulio Proietti, che ha letto, che bello, ha letto delle poesie come le...